un biotensor del genere, più o meno rifinito, questo è un manico di legno, sempre acciaio armonico, se vedete c'è un po' di, adesso probabilmente non si vedranno tanti difetti, ma questo è un po' che è con noi, insomma un po' di ossido ce l'ha. Passate qui con un po' di carta, se no vi sporcate il dito. Ok, questi sono i pesi, un buchino, questo va bene per il diametro da un millimetro, quindi punta da un millimetro, si fora, si infila, ci si fa una pieghetta sopra e già rimane da solo. Poi se eventualmente non rimane da solo, si può fermare con una colla. Come faccio a scegliere la colla? Prendo la colla e dico ok, questa può andare bene per fare questo lavoro? Fa su e giù ed è un sì. Se mi tagliava era no. Per fare questo lavoro può andare bene, infatti questo è stato fissato, vedete? Lasciato grezzo apposta per vedere il lavoro, ma in realtà non si vedrebbe nulla. Questo video risponde un po' alle domande che mi avete fatto in questi mesi sul biotensor. Come si fa a sapere se per costruire la chiocciola il verso è giusto, il posto è giusto, quanto lo devo lasciare su un fiore, su un seme? Ecco, con questo modo empirico per misurare si può ottenere una risposta. Non è da tutti, quindi evitate per favore i commenti, diciamo, non utili, ecco, per non dire altro. Quando vado a prendere la matassa, prendo la fine o l'inizio, come lo volete chiamare, qua dentro e vado a vedere, questo è il punto dove devo iniziare a avvolgere la chiocciola? Se sì, procedo, perché il verso di estrusione per costruire la chiocciola è molto importante, cioè si inizia sempre dalla base verso la punta e la risultante è orario dalla punta verso il basso. Se ne volete due, dovete farne due uguali e contrapporle o usarle parallele. Adesso il blu è per far radicare un pochettino più velocemente le piante. È il mio colore preferito, ormai lo saprete. Detto questo, si va al posizionamento. Allora, specie quelle grandi, o se voglio mettere sotto il letto, lì ci sono diverse configurazioni, non tantissime, però diverse configurazioni. Solitamente le usiamo in elettrocultura per aiutare le piante. Non funziona sempre perché ci sono un sacco di incognite, ci sono le geopatie, ci sono gli insetti, ci sono tante cose. Ci sono anche le chiocciole fatte male, perché se mi fate una chiocciola al contrario, qualcuno se n'è accorto, che è capitato anche a me in una diretta, con uno strumento, un ausilio non prettamente per l'elettrocultura, mi è capitato di sbagliare il verso della chiocciola e purtroppo qualcuno l'ha ripetuto. Per fortuna abbiamo tanti video e il senso orario è questo della chiocciola, come l'orologio. L'orologio è in senso orario. Dedicheremo una o più dirette o comunque video per costruire le chiocciole, ok? Cercheremo di divulgarle in più lingue possibile per tutti gli amici che ci seguono e che seguono l'elettrocultura. Quindi voglio sapere dove metterla, voglio sapere se mi è utile. In questo momento, se la metto sotto il mio letto, mi è utile? No, perché ci sono altri dispositivi o perché questa qui è più piccola. Posso anche chiedergli, se è più grande può essere utile? Mi dice sì, è da vedere comunque, ok? Questo, diciamo, è il motivo che
mi ha spinto a fare questo video col biotensor da studenti. Ritorniamo al nostro biotensor per studenti. Come si fa? Dalla punta, che solitamente è un anello, si può fare anche tondo, eh? Se riuscite a farlo tondo con una dima, potete farlo tondo. Questo è a 7 lati e lavorerà prevalentemente su quella frequenza lì del 7. Ce ne sono altri da 6, come volete. Questo della stellina, che ancora è da finire perché devo trovare in questo caso il punto dove mi lavora meglio. Se dovessi sbagliare non è un problema perché va veloce questo. Supponiamo che è questo, un 33 cm, benissimo. Ne lascio 20 cm per non sbagliare, dipende dal manico che voglio fare, poi lo posso tagliare e riprovo. È velocissima, ok? Posso fare il motivo come questo, devo calcolare di lasciare il giusto, la giusta lunghezza per fare questo tipo di manico. Vi assicuro che questo manico è talmente leggero, questa è la sua velocità.